Quando è l'untrava l'amica, di qui, quando passa i suoi giornati, a mezzo a una castagnetta, in pieno paese di Bugugnà. Coso pinello in mano e carco di idee in mente, Elu s'abbandona alle sue passioni senza pretensione. Un messaggio, non è mica un messaggio che ho leggiato da animo in qualche maniera, ma voglio dire, più di certe situazioni, certi paesaggi, ciò che è stato vissuto, ciò che ha giuisto e tutto, e cerco di scrivere una musica. Una musica, invece di essa, suonare, giusto composta di colori e di forme. So ha più di 20 anni che lo si è rampato in pittura. Ogni tanto, quando l'estro lo permette, si lega andare all'allegrezza, con teli e colori abbastanza caldi. Ma di volte, uso gamba personale di ramenti che ha vite fatta di noi, di momenti più duri. Abbiamo visitato a Pregio di Fresno, e ci sono andato 2 o 3 volte e veramente mi ha marcato. E voilà ciò che ne è sortito, i colori, i budi e tutto, e quantunque ho giato come c'era quantunque, c'era gioventù, c'era quantunque a vita, c'è l'esperienza. E anche se lo sappa di assai bello i montagni grauninchi, un nemico qui che è nato l'ispirazione d'Anto. Uso paesi d'Usoladio, i paesi l'accanto, Uvio Morbo, Bavella, di qui che ha nutrito il suo immaginario. Mio papà, mia mamma, tutti gli anziani mi contavano quando ero zitto e tutto questo ha costruito in me una specie di libro che ho voluto riscrivere a mia maniera. Intanto da Bugugugna a Usoladio, Anto continua a tracciare il suo cammino. Strada facendo, ha anche esposto i suoi opere in America. Ma ella vi dichiarerà, meglio in casa Zoya, non si può stare.